Uomini e donne, Gemma dice no durante la decisione con Rocco. Nella puntata odierna è stata trasmessa l'esterna organizzata da Rocco per Gemma in un castello medievale. Uomini e donne, Trono Over, 11 marzo 2019. 25. Secondo Rocco, Gemma non voleva partecipare alla serata nel castello, dice di essersi sentito la persona sbagliata nel posto giusto. 23. Rocco fa il suo ingresso in studio e invece di salutare Gemma, dà un bacio sulla guancia alla dama Barbara. 21. Gemma ammette che non si aspettava la presenza di un cartello con su scritto la decisione, si è sentita obbligata a fare qualcosa, quando Rocco l'aveva rassicurata che le avrebbe fatto vivere la serata in tranquillità. 19. Secondo il cavaliere Michele, Rocco non è stato raffinato in alcune situazioni, ma si vede chiaramente che la dama non è interessata all'uomo. 1508. Scatta la lite tra Gemma e Tina, quest'ultima reputa la dama torinese falsa. Ad un certo punto, a causa degli insulti che l'opinionista rivolge a Gemma, Maria De Filippi è costretta a farle spegnere il microfono. 1507. Secondo Gemma il rapporto intimo deve arrivare in maniera naturale e non con un cartello e l'obbligo di una scelta. 1504. Gemma dichiara che con Rocco non si vede e non si sente dal giorno in cui c'è stata la serata nel castello. Ovviamente durante il momento della decisione ha detto no. 1504. Gemma fa il suo ingresso in studio. 14.57. Ora Gemma deve prendere una decisione, Rocco gli manifesta la voglia di voler passare la notte con lei. Ora il cavaliere le dice che se dirà di sì, si ufficializzerà il loro rapporto, se invece ci sarà un no ci saranno delle conseguenze. Gemma è in lacrime, non trova giusto che debba per forza dire sì o no nel passare la notte con lui. Rocco, invece, ha le idee ben chiare. . 14.54. Si conclude la cena e fuori di L Castello Gemma e Rocco possono ammirare i fuochi d'artificio, ma sulla porta appare un cartello con su scritto la decisione. Che cosa farà Gemma? . 53. I due si concedono anche un ballo. . 52. Ad attenderla nel castello c'è Rocco, che la conduce a tavola. Gemma è emozionatissima e tra i due scatta anche il bacio. 14.50. La messa in onda della decisione viene suddivisa in due parti. Nella prima Gemma arriva al castello e viene truccata, pettinata e vestita come una principessa del Medioevo. Riceve un invito a cena di Rocco e con una carrozza viene condotta nel luogo in cui si terrà la serata. 48. Subito dopo la puntata della settimana scorsa, Gemma ha subito detto la sua sull'esterna, la dama si è mostrata tesa in merito alla decisione che dovrà prendere, ovvero dormire tutta la notte con Rocco e da sola. 14.45. Maria De Filippi apre la puntata dicendo che oggi sarà una giornata particolare, ci sarà la decisione di Gemma. Viene mostrato un video riassuntivo su ciò che è successo tra Gemma e Rocco durante la scorsa settimana. La decisione di Gemma e Rocco. Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne e come di consuetudine andranno in scena i protagonisti del Trono Over, in particolar Gemma Galgani.
molto probabilmente, nell'appuntamento odierno, verrà trasmessa la decisione, ovvero l'esterna speciale organizzata da Rocco, per la dama torinese, in un bellissimo castello dallo stile medievale, ma perché il cavaliere ha deciso di organizzare questa uscita? Scopriamolo insieme con un piccolo recap. La storia tra Gemma e Rocco è sempre andata avanti con tanti alti e bassi, il motivo principale? I due componenti della coppia si sono sempre prefissati degli obiettivi diversi, lei ha sempre cercato nel suo uomo il romanticismo, mentre il cavaliere ha sempre chiarito che per lui il rapporto fisico è un tassello molto importante in una storia d'amore. Proprio per questo motivo ci sono stati parecchi tira e molla, che hanno portato il cavaliere a organizzare un'esterna speciale in un castello, per regalare a Gemma la storia romantica che ha sempre sognato, ma la giornata si concluderà con la decisione, ovvero la dama dovrà decidere se passare la notte insieme a lui oppure no. Let it go.